come imprenditore, io e l'avvocato Chiara Siciliana eravamo un gruppo del clan dei Casalesi, per cui abbiamo gestito tutto lo smaltimento dei rifiuti provenienti da fuori regione, tossici. Quindi loro davano 10 tonnellate di rifiuti speciali da trattare nell'impianto, sì. Invece di pagare 100 pagavano 50. No, pagavano 10-20. Noi facevamo quello che volevamo. Io ricordo che andavo in Toscana, prendevo 400-500 milioni e me ne tornavo a casa, ogni mese. Ma c'entra anche la massoneria? Sì, molte delle aziende del nord che venivano da noi tramite Gaetano Cerci, aveva rapporti Gaetano Cerci direttamente con Lucio Celli. Lei sapeva che prendere quei rifiuti, nasconderli lì, avrebbe provocato la morte di tante persone? No, io non lo sapevo. Vassallo, lei è considerato uno dei maggiori responsabili del disastro della Terra dei Fuochi. Io non le chiedo se prova vergogna, io le chiedo se è vero. È vero, unitamente agli altri, però questo non è che giustifica il mio passato. Lei si pente? Aprile 2008. Perché il gruppo di fuoco dei Casalesi voleva ucciderla. Setola. Giuseppe Setola, perché voleva ucciderla? Giuseppe Setola non ha mai digerito il fatto che io potessi gestire un po' sulla Domiziana. Il Setola in quel momento era il capo del clan Bidognetti a Casal di Principe, per cui non doveva chiedere niente a nessuno. Io vado in procura e ho deciso di collaborare. E lei è stato considerato un colletto bianco, cioè un imprenditore al servizio del clan dei Casalesi. Sì. Secondo lei il clan dei Casalesi è ancora pericoloso? Non credo che sia pericoloso. C'è ancora una manovalanza, ma il vero clan Bidognetti, Schiavone e Cos, per me secondo me è finito. Ma i soldi che fine hanno fatto? I soldi, i Zaccaria ce l'hanno fuori come alcuni imprenditori nel nostro settore, nascosti in paradisi fuori dall'Italia. L'avvocato Chianese Cipriano, prima di essere arrestato, già parlava di nascondersi una certa somma che stava sotto controllo dalla finanza. Cipriano Chianese, la Resit, la famosa discarica. Resit. Come imprenditore io e l'avvocato Chianese Cipriano eravamo un gruppo del clan dei Casalesi, per cui abbiamo gestito tutto lo smaltimento dei rifiuti provenienti da fuori regione, tossici e nocivi. Per quanti anni lei ha gestito la discarica? Io ricordo di essere entrato nella discarica nel 1980 e l'ho fatta fino al 94, quando poi c'è stata l'emergenza in Campania. La nostra era una discarica autorizzata dalla giunta regionale. Però questo non significa che noi eravamo autorizzati a smaltire rifiuti da fuori regione o rifiuti tossici e nocivi. Abbiamo continuato a scaricare fino all'85 senza nessun tipo di autorizzazione, solo con quel foglio protocollato dalla giunta regionale. Ma io con i fratelli Orsi, già all'epoca della raccolta, noi nel rifiuto pubblico ci inserivamo rifiuti speciali. Noi li inserivamo nei rifiuti urbani e li portavamo nell'impianto pubblico senza che nessuno sapesse niente. La sua discarica, quella dei suoi fratelli, è a Giuliano, è accanto alla Resit. Diciamo che tra l'avvocato Chianese Cipriano e la mia discarica in linea d'aria saranno 500-600-700 metri. E lì c'erano, credo, 700-800 mila tonnellate di veleni. Allora, nella mia discarica io non riesco ad avere un quantitativo esatto, però vi posso dire che i fanghi dell'Acna di Cenci li abbiamo scaricati. È una delle aziende chimiche, sì, dei veleni. Sì. Quindi tonnellate e tonnellate. Tonnellate e tonnellate di rifiuti. Quindi voi dovevate avere
i rifiuti solidi urbani. Sì. Poi in realtà in queste discariche ci finivano noi i rifiuti dell'Acne di Cento, all'inizio le aziende meccaniche, chimiche, tessili. Noi all'inizio prendevamo tutto perché erano soldi. E ovviamente non avevate teli impermeabili. Non l'abbiamo mai messi teli di impermeabilizzazione. Quindi tutto il veleno è andato... È ancora là. Ma come è stato possibile? È stato possibile per due fattori. Uno per il clan, perché noi eravamo protetti dal clan. Chiunque creava problemi venivano minacciati, eccetera. Per quanto riguarda la politica, sia la Camorra e sia noi imprenditori avevamo rapporti con la politica, per cui noi facevamo quello che volevamo. Ma c'entra anche la massoneria? Sì, molte delle aziende del nord che venivano da noi tramite Gaetano Cerci aveva rapporti Gaetano Cerci direttamente con Lucio Celli. Perché gli industriali del centro e del nord Italia si sono affidati a voi? Il motivo fondamentale è che comunque da noi, che non facevamo nessun tipo di intervento all'interno delle discariche, è perché era una questione di soldi, cioè noi eravamo molto più economici. Quindi loro davano 10 tonnellate di rifiuti speciali da trattare nell'impianto, sì. Invece di pagare 100 pagavano 50. No, pagavano 10-20. Molti rifiuti sono anche rimasti nelle località dove venivano fatturati, cioè da noi c'erano anche le sopraffatturazioni, cioè i quantitativi che in realtà non erano mai arrivati, saranno rimasti a Milano sepolti da qualche parte, cioè loro risparmiavano il 70-80% del costo venendo da noi, lo sapevano noi come smaltivamo, perché sono state pure nelle nostre discariche, sapevano pure i prezzi che pagavano, per cui... Cioè? Ci faccia capire. 20-30, per noi, io prendevo 20-30 lire al chilo, l'avvocato prendeva qualcosa in più, perché l'avvocato trattava solo rifiuti speciali, fangosi. E il clan quanti soldi prendeva a chilo? Già prendevo una tantum per i rifiuti che noi smaltivamo nella nostra discarica, diciamo rifiuti regolari, già percepivano 250 milioni e 300 milioni l'anno. Oltre a questo, tutti i rifiuti che provenivano da fuori regione, che passavano, tramite me o tramite Gaetano Cerci tra l'Ecologia 89 percepivano 10 lire al chilo. Incominciamo a mettere 5 lire in più perché era per la politica. Lei è stato tra gli accusatori di Nicola Cosentino, dell'ex sottosegretario di Forza Italia. Sì, diciamo che quando è entrato poi il pubblico in mezzo a questa situazione, io mi sono cercato di intrufolarmi un'altra volta nel settore e fui chiamato proprio da Bidognetti e mi disse di mettermi a disposizione con i fratelli Orsi. I fratelli Orsi erano delle persone... Imprenditori anche loro dei rifiuti. Sergio Orsi poi mi spiegò che si parlava di un consorzio pubblico, misto pubblico-privato. Era l'unico metodo per poter risolvere il problema dell'emergenza in Campania, perché il pubblico non aveva il braccio operativo, per cui si doveva affidare a una società mista, un privato, che gli consentisse l'operatività. Al che io dissi, è l'operazione da poter fare. Lei ha calcolato quanti soldi ha guadagnato? Ah, io fatturavo, l'ultima fatturazione dell'ultimo anno ho fatturato 10 miliardi. Di lire? Di lire. Io ricordo che andavo in Toscana, prendevo 400-500 milioni e me ne tornavo a casa, ogni mese. All'inizio di ogni mese, dopo aver incassato i soldi da fuori, con le bollette andavo da Gaetano Cerci, ci sedevamo e facevamo i conti da riavere. E io gli davo la differenza in cash. Lei la prima volta che viene arrestato è nel 92. Sì, per l'accusa di un collaboratore mi furono contestati traffico di armi e traffico di droga. Marzo 93 fui raggiunto da due ordinanze di custodia cautelare, dalle dichiarazioni di un altro collaboratore del clan Buonocore, Perrella. Nunzio Perrella. Nunzio Perrella. L'Adelphi, il processo. Processo Adelphi, sì. Fui arrestato per due ordinanze di custodia cautelare. Però fu assolto. Sì, dopo due o tre anni di processi fui assolto. Però aveva ragione Nunzio Perrella. Sì, io sono stato assolto perché avendo potenza economica. Nunzio Perrella, recentemente, proprio per Fanpage, ha fatto l'infiltrato e ha dimostrato che ancora oggi c'è tanta disponibilità anche dal pubblico, cioè dalla parte pubblica, a ricevere e a smaltire in modo illecito i rifiuti. Io penso che esista ancora. Dove ci sono gli interessi, grossi interessi, la cosa
viene appetito, insomma, per cui... E il meccanismo è sempre il solito, cioè l'imprenditore che deve risparmiare. Sì. Come si risolve il problema delle terre dei fuochi? Soprattutto facendo delle grosse bonifiche che non verranno mai fatte, secondo me. Perché anche con le bonifiche io starei attento. Nel senso? Che anche quello potrebbe essere un'operazione interessante per la forte corruzione politica. Il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Rao, sostiene che i rifiuti non sono più business per la Camorra. La corruzione esiste ancora, esiste sempre per portare i rifiuti da una zona a un'altra zona. Gli imprenditori che facevano affari con lei, mica sono andati in galera. Alcuni imprenditori che sono stati, che io ho accusato, tipo i fratelli Bruscino o i tipi fratelli Colucci. Fratelli? Bruscino. Pasquale. Ma sono quelli dell'impianto dell'azienda che a luglio è bruciata a San Vitaliano? Non lo so se è questa che è stata bruciata, però so che a San Vitaliano avevano un impianto, perché negli anni 2000 io già fatturavo prestazioni inesistenti per lo smaltimento dei rifiuti che andavano in quell'impianto e in realtà venivano da me ma non sono mai arrivate. Non lo escludo che ci possa essere un incendio voluto per smaltire, per distruggere un quantitativo di rifiuti in quell'area. Perciò ogni tanto si ha notizia di impianti che bruciano. Ma è l'unico sistema per eliminare grossi quantitativi di rifiuti ed è l'unico elemento per risparmiare soldi, perché nel momento in cui si brucia il rifiuto è sparito. Ai tempi suoi, i bidognetti, gli schiavoni, loro hanno capito l'affare, ma siete voi che gliel'avete proposto, cioè è la parte dei colletti bianchi, degli imprenditori. Una volta che non ci sono più i colletti bianchi come Gaetano Vassallo, non esiste più questa parte della Camorra che si occupa dei rifiuti. Esiste ancora la corruzione? Sicuramente sì. Cioè, se io vado a lavorare nel comune di Aversa, sentite, io devo pagare, inutile che ci sfiacchi, ma anche se non esiste bidognette, ma esiste uno del locale che comunque ti crea il problema, o di incendi all'automezzo, o di che comunque tu devi pagare per risolvere il problema. Lei sapeva che prendere quei rifiuti, nasconderli lì, avrebbe provocato la morte di tante persone? No, io non lo sapevo. Sapevo che, cioè, i rifiuti dell'Acquedotto di Cesena, io non sapevo che erano così pericolosi. Lei è di Cesena? Sì. La gente moriva di tumore, bambini. Sì. Lei ha sulla coscienza, certo, la morte di tanti. Non è cioè, dire mi dispiace, dire non credo che abbia senso. No. Ho fatto veramente cose che non avrei dovuto fare.